Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia, o meglio utfifaitalia.com, e oggi sono qui a portarvi il primo episodio di una nuova serie. Serie, come avete letto dal titolo, come avrete visto dalla miniatura, appunto, una carriera allenatore che avrà come sua, protagonista il Nottingham Forest. Nottingham Forest è una squadra che, per chi non lo sapesse, che milita nella seconda, tra l'altro non la trovo nemmeno perché non è questa la Lega, milita nella seconda serie inglese, la nostra serie B, e che nella sua storia ha vinto, anzi torno un attimo indietro perché questi sono i miei obiettivi, ha vinto 2 volte la Champions League ma mai il campionato, quindi sarebbe interessante provare a vincerlo e chissà come. Appunto, è il vero obiettivo della serie, provare a vincere la nostra terza Champions League. Sarà ovviamente un progetto a lungo termine, un progetto in cui richiederanno giovani, non possiamo certo basarci sui prestiti perché sì, magari possono essere utili per il brand, per le maglie, poi questo lo vedremo in seguito. Ma certo non possiamo puntare sui giocatori per un anno e poi basta. Dobbiamo cercare di comprare i nostri giovani, puntare magari anche sulla primavera, ed è per questo che mi sono permesso, come avete visto all'inizio, di assegnare un po' più di budget dato il fatto che abbiamo giocato l'anno scorso. Cosa troviamo qui? Prima di tutto abbiamo una piccola panoramica sulla squadra, 4 milioni di budget che comunque non sono pochi per una serie B. E ci dice che il successo in patria è alto, quindi le aspettative sono che, non dico dobbiamo essere promossi, ma quasi al primo anno. Successo continentale molto bassa, ovviamente non partiamo in una competizione europea. Finanza è alta, dobbiamo, chissà quali saranno gli obiettivi, crescita giovani normale e fama del brand bassa. Per il brand, ovviamente, qui si parla del. Intanto qui seleziono il nome e tutto ciò che ne consegue. Si parla ovviamente di vendita di magliette, di come il punto il brand, il nome della nostra squadra tramite le nostre vittorie viene conosciuto. L'aspettativa è bassa, però noi ovviamente proveremo a portarla più in alto possibile. Mi faccio ovviamente italiano e vediamo un po' chi possiamo scegliere. Qui c'è completo camicia o tuta. Io personalmente andrei con un completo perché ci sta sempre. Va, prenderei lui, va. Mi piace. Ok, scegliamo lui. Abbiamo addirittura il nostro stadio, il Forest Park. Durata tempo 6 minuti, mettiamo leggenda. Valuta euro va bene. Competizione europea, facciamola un po' realistica perché almeno con le teste di serie diventa più una cosa normale. Vediamo se i gironi sono giusti. Non proprio, però ci siamo, va. Ok, abbiamo. No, non andranno per tutte. Ok, abbiamo creato tutto e andiamo a creare la nostra carriera. Sta scaricando le rose e vabbè. Non so benissimo come è composta la rosa. So che c'è il Lord Bendener, come avete visto anche dalla miniatura. Potrebbe essere un nostro giocatore chiave. Ora vediamo se puoi tenerlo o no. Qui sì, ci spiegano un po' come si gestisce il club. Dobbiamo gestire le finanze, gli aspetti della società e tutte le altre cose, ma quelle vedremo pian piano. E dicevo, per quanto riguarda la squadra, ho in mente tanti giocatori che ho trovato sia su SoFIFA, sia seguendo un po' i campionati minori. Minori intendo anche per esempio quello belga, quello olandese. E tramite anche altre conoscenze ho scoperto giocatori molto interessanti che lo specifico adesso, intanto qui la Juve ha acquistato Dani Alves, lo specifico adesso potrebbe darsi che qualche altro youtuber li abbia trovati, ma li abbia comprati, li abbia voluti, ma ciò non vuol dire né che io stia copiando quell'altro youtuber, né tantomeno che quell'altro youtuber eventualmente stia copiando me. Siamo due persone diverse, siamo due canali diversi e i giocatori sono quelli, magari può capitare che ci sia un caso che a me piace un giocatore, lo prendo, poi lo prende anche lui o viceversa. Quindi vi inviterei ad evitare possibili guerre qui nei commenti. Ok, andiamo a creare anche lo slot che io non chiamo in questo modo, tanto essenzialmente sti cazzi del salvataggio e vediamo un attimo gli inviti. Poi continuo il discorso che non ho finito. Ovviamente andiamo questo, si gioca in Italia. Giochiamo col Carpi e col Palermo e col Cesena addirittura, italiane, quindi ci piace, 5 milioni e 3 ci farebbero assolutamente comodo. E come stavo dicendo prima che poi mi dimentichi di nuovo, noi proveremo a prendere dei giovani e poi
poi ve li farò scoprire, però già dal prossimo episodio proveremo a prenderli, non da adesso. Innanzitutto andiamo a vedere gli obiettivi che la dirigenza ci dà. Allora, ci dice ovviamente che siamo stati invitati qui. Qui dobbiamo... il mercato aperto, vabbè, dobbiamo vedere un po' tutto, non ci consigliano niente di particolare. Le nostre aspettative ora le andremo a vedere. L'osservatore ci ha trovato 15 giocatori in Inghilterra, ma poi le cambieremo. Questo qui è il nostro osservatore e andiamo a vedere i nostri obiettivi. Allora, innanzitutto abbiamo un overall di 80, come vedete lì in alto, è il nostro valore generale di obiettivi. Allora dobbiamo raggiungere i 16esimi di FA Cup, promozione diretta in Premier, quindi attenzione, qui già ci chiedono cose molto importanti. Fai giocare almeno il 50% delle partite della stagione successiva ad almeno un giocatore del vivaio acquistato durante la prima stagione entro due stagioni. Quindi durante questa stagione dobbiamo prendere un giocatore dalla primavera e fargli giocare almeno la metà delle partite entro questa e la prossima stagione. Quindi non è facile. Allora, giovani è quello lì. Fama del brand. Fa il tutto esaurito in almeno 50 partite in casa. Quindi dobbiamo cercare di giocare bene. Questi li abbiamo già letti. Mentre per le finanze, termina la stagione risparmiando 3 milioni dei fondi stanziati. Abbiamo 10 milioni adesso, quindi non male. Aumenta il valore del tuo club del 100% di 3 stagioni. Questo qui dovrebbe essere fattibile. Ok, prima di effettivamente cominciare con una vera e propria offerta di mercato, che non mi sembra il caso, l'altro c'è la partita col Cesena tra 3 giorni, andiamo a vedere un po' la rosa e vi parlo di quelli che sono le mie idee per il modulo e vediamo effettivamente cosa può servirci. Allora, io, dato che mi sto trovando abbastanza bene su questo gioco, andrei per un 4-3-3 così come aveva adesso. Allora, in porta che abbiamo? Abbiamo Stojkovic ed Henderson, tutti e due portieri abbastanza vecchiotti, quindi magari potremmo scambiarne uno, dato che non sono proprio scarsi, per qualcosa di un po' meglio. Allora, Pereira, terzino di 20 anni, decisamente buono, mentre dall'altra parte abbiamo Fox, 30 anni, questo magari lo vendiamo. Vediamo, in panchina abbiamo un bel po' di terzini, ne abbiamo addirittura 5 totali, quindi qualcuno può partire. Mentre per quanto riguarda i difensori, vediamo un po', anche qui siamo pieni, ne abbiamo 6. La cosa è buona, mi piace, perché vuol dire che abbiamo della liquidità per vendere e cercare di comprare qualcun altro. Poi qui possibilmente ci andrebbe un mediano, va bene, abbiamo 2, va bene. Mentre per quanto riguarda i centrocampisti centrali, ne abbiamo altri 2, vabbè, sì, magari un altro potremmo prendere. Poi c'è Assombalonga, che è davvero forte, se non sbaglio anche abbastanza giovane, sì, ha 24 anni. Kasami, tra l'altro, non l'ho detto, ma puntiamo anche su di lui perché è giovane. In panchina c'è Lord Bendener, che non ha la faccia, questo mi dispiace. E altri attaccanti che sinceramente non credo di dover usare. Per quanto riguarda le ali, notavo che non ne abbiamo. Abbiamo questa ala destra e questo esterno sinistro, manco ala, Dumitru, ex Napoli, non so chi di voi potrà ricordarlo. E magari su Dumitru ci possiamo puntare, però ci servirà qualche altra ala. Quindi diciamo che io nel frattempo metterò in vendita dei giocatori che non ritengo necessari al progetto. Magari qualcuno potremmo usarlo per qualche contropartita. Diciamo che l'emergenza è cercare un portiere di riserva giovane, scambiare qualche centrale con qualcuno più di spessore, prendere un centrocampista centrale e almeno un paio di giocatori che possano giocare come ali mentre magari crescono gli altri. Diciamo che vado a fare un attimo gli allenamenti e poi magari vediamo qua l'episodio. Ok, fatto gli allenamenti, l'ho messi senza perdere troppo tempo, l'ho fatto da solo. Ho notato che abbiamo questo Lam, che non è il terzino del Bayern, ma è un Lam un po' più falso, 22 anni, comunque buono, qui non sale un cazzo di nessuno, no, ho sbagliato, però vabbè, ci accontentiamo, e vabbè, vado a magari vendere qualche giocatore, nel frattempo vi dico un altro paio di cose prima di chiudere il video. Diciamo, io punterei a vendere i giocatori che riprendono anche un po' troppo, per esempio... non lo so, vediamo un po' chi c'è qui. Sto Mancien, sì, è il nostro difensore più forte, però comunque ha 28 anni, prende un po' tanto di stipendio, potrebbe anche essere utile venderlo. Vediamo chi altro c'è qui. Pure Perquis, vabbè, Perquis magari ce lo teniamo.
giocatori del genere, ecco, per esempio, li possiamo anche mandare in prestito. Abbiamo una lista prestiti, questo qui. Pereira, abbiamo detto ce lo teniamo. Fox pure. E vabbè, diciamo, era giusto per vedere un attimo una panoramica, però farò tutto da solo. Comunque, io vi saluto. Spero vi piaccia il progetto. Consigliatemi qui sotto tanti tanti giocatori. Registrerò il prossimo episodio subito dopo questo. Quindi non leggerò subito tutti i vostri commenti, però voglio tanto supporto, tanto tanti consigli. Ditemi cosa ne pensate. E niente, io vi saluto. Qui era Alfred, alla prossima. Ciao a tutti.